Dopo 3 anni di un Natale sottotono, per forza di cose, quest'anno si torna a fare le cose in grande, si torna anche a voler creare eventi in modo da accorciare sempre di più quella seconda stagionalità. Esatto, il vero tema è questo, quindi il Natale è una grande occasione per avere 2 mesi di lavoro per la città, per le strutture ricettive, per la nostra rete commerciale, quindi questo è il vero intento per cui noi realizziamo gli eventi natalizi, sempre con un occhio alla spesa, perché il caro bollette pesa anche sul bilancio del comune, quindi abbiamo ottenuto dei grossi risparmi sulle luminarie, abbiamo ottenuto un enorme risparmio con l'organizzazione diretta del mercatino, quindi tutto questo con un occhio particolare alla spesa. E la prima grande novità è quella che per la prima volta abbiamo voluto creare attorno a questo grande prodotto che è il Natale a Jesolo, una comunicazione e un brand unico, quindi Jesolo, città del Natale, e questa comunicazione sarà coniugata con la stessa immagine grafica in tutti gli eventi del Natale, quindi Sun Activity che torna anche quest'anno nella nuova location di Piazza Brescia con il nuovo messaggio che è quello della pace, le sculture saranno dedicate alla pace, messaggio attualissimo. Abbiamo il villaggio di Natale che verrà rielaborato direttamente con la gestione del comune di Jesolo, con 70 casette, meno del 40% saranno legate al food, quindi una nuova versione più legata all'oggettistica, alla rivendita, ai prodotti veramente di grande qualità, con un'ottima offerta anche di intrattenimento con la casa di Babbo Natale in Piazza Aurora. E poi avremo il presepe di ghiaccio che raddoppia nella location di Piazza Primo Maggio, una grande attrazione novità dello scorso Natale che viene riconfermata ed ampliata. Grande novità del 2022 sarà il concerto di Capodanno nella location di Piazza Kennedy, Jesolo Paese, con la collaborazione del gruppo Radio Bella Monella, Radio Peter Pan, quindi un grande evento con i fuochi d'artificio, un grande evento per gli jesolani, per le famiglie, ma anche attrattivo per i visitatori che vengono da fuori. Quindi una grande rassegna di Natale che pensiamo potrà accompagnare anche le nostre aziende nel supportare i bilanci alle prese con il caro bollette. Non mancherà anche un momento di solidarietà, Sindaco? Certo, allora, quest'anno aggiungiamo un ulteriore evento che ritorna dopo la pausa pandemica, ma che vuole essere una nuova occasione anche di attrazione dall'esterno, ovvero il tuffo del primo dell'anno, che in collaborazione con Just Friends Onlus, una realtà del solidale del nostro territorio, avrà anche un fine benefico molto importante nei confronti dei bambini e delle situazioni svantaggiate. Quindi un grande evento all'insegna dell'attrattività, ma anche della solidarietà.